sindaco di Casamicciola a tutti gli effetti, Giosi Ferrandino, non tanto per commentare la sentenza appena pubblicata dal TAR Campania, che ha dichiarato improcedibile il ricorso di Abramo Tiziano per la mancanza di interesse dopo la sua rinuncia, bensì per commentare tutta questa parentesi politica e per capire magari se riusciamo pure un po' ad avere qualche spoiler. Perché Abramo ha ritirato il ricorso? C'è davvero un incontro con te o invece ha fatto tutto lui? Assolutamente non vedo Abramo da prima delle elezioni, perché neanche in campagna elettorale l'ho incontrato, quindi sotto questo aspetto io ritengo che le motivazioni siano state quelle che poi ha reso pubbliche. Io credo che era un ricorso che, laddove, come ritengono loro, fosse stato fondato, comunque in un momento storico come questo non andava presentato, tant'è che la maggior parte delle minoranze pubblicamente non l'ha mai cavalcato questo ricorso, poi lo faceva nel segreto delle stanze, faceva il tifo affinché questo ricorso fosse stato accolto, ma pubblicamente non l'ha mai fatto, perché era un ricorso impopolare, perché l'esito sarebbe stato impopolare, anche l'esito positivo eventuale, e quindi secondo me queste sono state le ragioni per cui è stato ritirato. Quindi io credo sinceramente che le vere motivazioni siano quelle poi rese pubbliche. Perché intanto l'unico a farne le spese sarebbe stato il paese, i cittadini, perché si sarebbe bloccato un'attività in corso dell'amministrazione parallelamente a quella del commissario, molto molto attiva, e potrei elencare una serie di provvedimenti enormi fatti in questi 6 mesi, perché anche su questo voglio essere chiaro, questo ricorso non ha assolutamente bloccato né limitato l'azione di questa amministrazione, e nelle prossime settimane, non nei prossimi mesi, i cittadini ne avranno contezza. Un blocco e un nuovo commissariamento chiaramente avrebbe penalizzato questa ripartenza di altri 6-7 mesi, ecco, questo il Paese non se lo poteva permettere. Per cui credo, quindi in sintesi, era un ricorso che non andava presentato, è stato presentato, ero convinto che di vincerlo come amministrazione, perché tra l'altro i nostri avvocati dicevano anche che era infondato. Non sapremo mai la verità, perché non è stata data possibilità al Tribunale, al TAR, di esprimersi, quindi questo non lo saprà mai nessuno. Fatto sta che anche un esito negativo avrebbe penalizzato solo i cittadini, perché noi ci saremmo ripresentati con la stessa formazione, anzi forse addirittura ampliata, e i cittadini probabilmente ci avrebbero premiati con un suffragio ancora più pesante di quello che c'è stato. Sindaco, nell'ultimo consiglio comunale segnassi questa data, il 30 novembre, no? Come una data spartiacque, soprattutto per alcune pressioni che ti arrivavano, ti cito, da una parte della minoranza. Mi sembra che questa porta si sia chiusa. Ma non è che era nessun ultimatum, per carità, era che stimolato da un dibattito. Io dal primo momento ho detto è un momento in cui bisogna lavorare insieme, quindi ho fatto una massima apertura, ma già dal primo consiglio comunale non c'era neanche il ricorso ancora alle porte, perché ritengo che siamo in una situazione di emergenza e ci sia bisogno dell'apporto di tutti. Poi evidentemente già avevano in serbo di presentare il ricorso, questa apertura non fu raccolta, dopodiché è stato presentato il ricorso per 6 mesi, hanno vissuto di speranze per l'esito di questo ricorso, e quindi mi è venuto spontaneo, quando ancora si diceva in modo secondo me un po' ipocrita di voler collaborare, io dissi bene, io sono disponibilissimo, ma ovviamente fino al 30, troppo bello dopo il 30. Cioè oggi, sapendo che abbiamo 4 anni e mezzo su cui lavorare, è chiaro che devo capire che se venissero oggi lo farebbero in perfetta malafede. Io ho apprezzato invece la posizione della Iaccarino, che ha detto: siccome io ho deciso di stare da questa parte, come già c'ero da questa parte, che non dimentichiamo che lei già nel 2019 è stata con noi e ha fatto opposizione con noi per una serie
serie di questioni si è trovata a candidarsi dall'altro lato, però apro e chiudo parentesi, la Iaccarino il giorno della proclamazione ha festeggiato insieme a noi l'elezione, sua e anche la nostra, quindi voglio dire è un rapporto che viene da lontano, però ha apprezzato perché nonostante ci fosse questa spada di Damocle per il 30, quindi a poche settimane da quella data, lei siccome ha detto anche nella augurata ipotesi dovesse andare male, io la prossima volta voglio stare con voi e quindi voglio essere partecipe dello stesso destino, quindi io l'ho apprezzato, tant'è che poi è entrato in giunta e credo che darà anche un grande risultato all'amministrazione. Domanda cattiva, ma Annalisa Iaccarino in giunta è il prezzo per ritirare il ricorso di Abramo Desiano? Ma non vedo l'assonanza, in primis perché non c'è nessuna storia in comune, credo, che per quanto mi è dato sapere, tra la Iaccarino e Abramo. Come ho detto prima, la Iaccarino ha festeggiato insieme a noi già il giorno della proclamazione, ha sempre fatto parte della nostra squadra, si è dichiarato indipendente in epoca non sospetta, rappresenta una parte del territorio importante che l'amministrazione non poteva, di cui l'amministrazione non può e non poteva tener conto. Io credo che sia stato anche un momento invece di unità, di unire ancora di più la parte del paese che nel passato è stata trascurata, che è quella che ha subito il sisma, perché lo sappiamo tutti, è notorio che la Iaccarino la maggior parte del suffragio l'ha ricevuto dalle zone alte del paese, quelle colpite sia dal terremoto che dalla frana. Questa unità che c'è stata credo che sia servita anche a quella, a unire ancora di più il paese. Oggi anche loro, che sono stati per 7 anni orfani di un'amministrazione che li rappresentasse davvero, tant'è che il risultato è che fino a poco tempo fa la ricostruzione era ferma, hanno il loro rappresentante nell'amministrazione, addirittura in giunta, e quindi credo che questa amministrazione così composta insieme a loro, perché c'è bisogno anche dell'aiuto dei cittadini, dei tecnici, di tutti, possa fare un grande lavoro per il futuro.